A me piacciono particolarmente i cavi, anche rispetto alla maggior parte delle machine flies che ci sono in circolazione. Questo per via del resistance profile, perché quando sto in apertura il cavo forma un angolo più o meno di 90 gradi, quindi c'è tanta tensione. Man mano che chiudo la tensione diminuisce, perché quest'angolo col cavo va a diminuire. Però rispetto agli esercizi di spinta che abbiamo fatto fino ad ora, abbiamo ancora tensione e squeeze. Quindi ragazzi, realmente il discorso della variazione degli esercizi è dettato soprattutto dal ricercare di dare tensione a tutti i diversi gradi di ROM che abbiamo, perché le unità motorie, l'attivazione delle unità motorie è ROM selettiva, nel senso che va a selezionarsi in base al ROM, ossia alcune unità motorie entrano in gioco solo in massimo accorciamento, altre entrano in gioco soltanto in massimo allungamento, eccetera eccetera. Quindi nella struttura di una sessione di allenamento e scelta degli esercizi dobbiamo cercare di stimolare e dare giusta enfasi ad ogni tratto di active.